ecco, non avrei mai immaginato di venire al 90esimo per commentare una prestazione del genere. Cioè, ecco, siamo indifendibili perché nel primo tempo non siamo scesi in campo e non esiste. Tutta la settimana lavori, no? Per un obiettivo, è così, però quando arriva le partite poi bisogna diventare grandi, non c'è over, under. Sicuramente va fatto i complimenti che Cavorrano è una squadra che comunque insieme a noi era sulla griglia di partenza per vincere il campionato, ma questo non giustifica la nostra prestazione. Ecco, è proprio quello il rammarico, no? Perché ci si può uscire, ci si può attaccare a tante cose, però ecco, mi viene difficile commentare un primo tempo in quella maniera, però ripeto, bisogna diventare grandi perché certe partite richiedono personalità, perché lo merita questa città, perché lo merita i tifosi soprattutto, e non, cioè, siamo indifendibili e non si può accettare un risultato del genere. Pure io, mi dispiace da morire, sono anche io, mi dispiace. Però purtroppo sembra banale, ma il calcio, abbiamo sbagliato partita, loro sono stati più bravi di noi. Ci è mancato sicuramente qualcosa, perché anche a livello di gioco sono stati superiori un po' ovunque. Noi in casa non avevamo mai perso e abbiamo perso la partita importante, e questo mi dispiace io per primo, che sono uno dei più grandi, un giocatore, insomma, uno dei più importanti, e mi sento un po' responsabile di questa sconfitta, perché sicuramente potevo dare di più, e come tutti quanti, però è andata così e non lo so.